Il Green Park, in collaborazione con le strutture degli ospedali San Pellegrino di Castiglione delle Stiviere e di Volta Mantovana, offre all'utenza un reparto di riabilitazione che non ha rivali in provincia di Mantova. Sono il terapista Giallella, coordino il servizio di terapia fisica e riabilitazione dell'ospedale di Volta Mantovana di Castiglione delle Stiviere. All'interno della struttura Green Park, facendo parte della stessa organizzazione, abbiamo inserito a livello ambulatoriale alcune tecniche specialistiche, sempre nell'ambito della riabilitazione. Una di queste è la valutazione baropodometrica. Attraverso una pedana viene valutato l'appoggio dei piedi al suolo, una valutazione sia statica che dinamica, che valuta quindi l'intero assetto posturale ed eventuali anche anomalie nella deambulazione. Questa tecnica ci permette di valutare la qualità, come dicevo, dell'appoggio plantare, quindi per esempio il piede piatto, il piede cavo, ed eventuali alterazioni della deambulazione dovuta ad alterazioni posturali. In conseguenza quindi di tale valutazione, noi abbiamo la possibilità di costruire su misura dei plantari oppure indirizzare il paziente ad un trattamento di rieducazione posturale. Altra tecnica è la rieducazione posturale attraverso il metodo specialistico di Mézié. Qui vengono valutati tutti i compensi posturali che il paziente adotta in seguito, per esempio, a patologie come scoliosi, dorso curvo, ginocchio varo, valgo, piede piatto, cavo, eccetera. Altro intervento riabilitativo a livello ambulatoriale è effettuato attraverso l'ilterapia, un laser ad alta intensità, che a differenza di altre terapie ha effetti pressoché immediati già dalla prima e seconda seduta e con cicli molto brevi e relativamente veloci dovuti a 4, 5, 6 sedute massimo. Un laser ad alta potenza con un effetto antalgico, quindi antidolorifico ed antinfiammatorio, rivolto alle principali patologie come cervicalgia, lombalgia, tendiniti, tendinopatie in generale.